Sei qui da un po' ormai. 4 anni. Bene, allora farai un piccolo viaggio di lavoro. Questo fine settimana, 3 giorni, Barcellona. In Spagna? Credo che la tua energia sarà perfetta per questo. Che intendi per la mia energia? La tua energia, la tua carica, la tua ambizione. Perché le metti tutte tra virgolette? Perché parlo di vagina. Comunque, divertiti a Barcellona, ciao. Ad ogni modo, posso andare in ferie. E io sono una freelance, quindi sempre disponibile. È un importante viaggio di lavoro. Non verrete con me? Sì. Che siamo in una camera d'albergo e possiamo fare il cavolo che ci pare. Ah, Nicky! Sto bene. Sono... Sì, non sapevo che fossero 2 letti. Ragazze, quel DJ è uno schianto! È straordinario, lui è un vero artista. Va a prenderti il tuo uomo! Sono io. È un piacere. E io Harper. E tutti fermi qui per un po'. C'era come una specie di connessione. Ascolta, il tuo uomo Leo West è a Ibiza stasera. Non posso mica volare a Ibiza. Devo andare a un appuntamento molto importante domani sera. Questo è destino. Alcune persone atterrano sulla luna, altre curano le malattie. Tu ti sbatterai questo DJ. Sì, è stato un discorso molto pregnante e valido. E se questo è il meglio che ci offre questo viaggio, allora è proprio bello. Non smetto di pensarti. Ragazze, questa è l'ultima possibilità di rivederlo. Harper, sono passate più di 24 ore. Ti avevo avvisata. Il mio non me ne frega un cazzometro è al massimo. Faremo festa tutta la notte. Ma che stai facendo? Che c'è? Oh, no! Scendi giù! Tamponata! Le camere d'albergo sono dei veri incubi ultravioletti. Ci sono residui di sperma ovunque. Ho scaricato un'app per gli ultravioletti. Testiamo la teoria dello sperma. Oh, che schifo! Ah! Oh,